Tanto buongiorno a tutti, io sono Giampaolo Cadalanu e non sono uno specialista di queste materie e quindi in qualche maniera vi devo spiegare perché sono qua. Sono qua dopo un mese di Iraq e dopo un mese di divisioni, di odio, di opposizioni. Sono qua perché invece questo progetto mi piace questo progetto perché è un progetto di costruzione di qualche cosa, è un mattoncino che serve a costruire dei ponti in tempi in cui invece siamo davanti a costruzione di muri sempre più invalicabili, sempre più divisivi. È un progetto che parla di inclusione invece che di esclusione. È un progetto che parla di comprensione, di accettazione, anziché di esclusione e di opposizione. E proprio venendo dall'aver raccontato una cultura molto lontana dalla nostra e aver raccontato le guerre, mi rendo conto che invece la nostra esperienza, la nostra storia, la nostra cultura hanno dentro questa ricchezza straordinaria, che è inutile che facciamo nomi perché questa non è una lezione di storia, ma basta quello di Beccaria per tutti, insomma. La nostra cultura europea è una cultura che con incertezze, con incidenti di percorso, comunque è una cultura di inclusione, una cultura di accettazione dell'altro, è una cultura anche di comprensione, mai di vendetta. E questo è il motivo per cui questo progetto mi sembra straordinario. Io lascio subito la parola ad Angelica che ci spiega nel dettaglio che cos'è questo progetto, ma credo che sia importante da subito sottolineare che questo è un progetto prezioso perché è un progetto concreto, non è un progetto che parla di grandi cose, che si misura con la retorica, ma si misura con cose concrete, con poesie, con costruzioni culturali, con una gestione quotidiana del rapporto con chi ha sbagliato e senza cancellare quello che è successo, ma comunque in qualche maniera elaborandolo. E mi sembra quello che la nostra cultura, una società più matura di altre, sotto questo punto di vista almeno, può portare anche come contributo. Ma forse la cosa migliore è farlo spiegare direttamente ai protagonisti. Angelica. Grazie. Allora, comincio dall'inizio, cerco di non essere molto lunga perché ci sono tante altre sorprese divertenti dopo di me. Intanto voglio ringraziare che qui in sala Valentina Fotia, che è la persona che ha permesso al progetto di entrare in carcere in maniera totalmente indipendente. Ora, voi sapete che in genere in carcere un progetto ci entra se sostenuto da qualcuno. In realtà le cose sono andate così, per caso, anzi meglio dire per sfida, sono entrata a lavorare in carcere un anno facendo l'insegnante di storia e letteratura, ma era più che altro la mia una presa di posizione, perché di fronte a chi mi diceva che l'arte e la cultura non danno pane, bisogna invece fare dei mestieri, ecco, che ti danno lo stipendio sicuro, io per tutta risposta, una volta che trovai nell'elenco la possibilità di andare a Rebibbia, dissi benissimo, scelgo il posto sicuro, Rebibbia. Naturalmente questo mio atteggiamento suscitò molti preoccupazioni, polemiche, ma io l'ho portato avanti e durante questo anno di lavoro ho incontrato Valentina Fotia, che da volontaria si occupava per conto del garante dei diritti del detenuto di prendersi cura di un reparto particolare che era quello in cui mi trovo a lavorare anche io. Beh, finito il progetto, i ragazzi avevano fame di continuare ad imparare, volevano capire cosa ci fosse oltre quei piccoli sprazzi di cultura che io avevo condiviso con loro. Ecco, Paolo l'ha portata qua davanti, Valentina. Valentina mi ha sempre detto nonno, io non parlo, e quindi per punizione ora sta davanti. E io ho parlato con Valentino, ho detto Valentina, loro hanno voglia di continuare, che facciamo? Però non c'era dietro di noi nessuno. Beh, Valentina è la persona che con molto coraggio
ha preso mano la situazione e ha fatto in modo che la direttrice del reparto accettasse un corso di giornalismo, corso che ha tenuto Paolo, che aspettavano tutti perché avevano sentito parlare di lui. Io avevo raccontato insomma alcune cose dell'esperienza di Paolo, perché lavoravo già con Paolo e avevo avuto modo di apprezzare non solo la sua intelligenza e la sua creatività, ma anche tutta l'esperienza che mi ha fornito e che mi è stata utile poi nel portare avanti non solo il progetto, ma tante altre iniziative culturali di cui oggi posso fregiarmi. Non mi piace questa parola, perché io non credo che dietro la cultura ci debba essere sempre l'umiltà, però è anche giusto raccontare quello che si fa, perché in questo contesto sociale attuale, in cui non ci sono più valori, cominciare a dire che bisogna superare ogni pregiudizio, abbattere i muri alla ricerca dei valori, significa fare l'unico atto culturale che ha un senso fare in questi giorni. E niente, quindi poi io ho incontrato i ragazzini del Convitto Nazionale, che erano molto curiosi, molto intelligenti, molto vispi, tanti talenti che, come i ragazzi di Re Bibbia, non sapevano bene dove dirigersi. A questo punto abbiamo pensato con Paolo, abbiamo detto: perché non diamo una direzione a tutto questo e facciamo in modo di far creare loro qualcosa che sia magico, fantastico, artistico, e che possa essere raccontato al di fuori, perché dietro questo magico, fantastico e artistico ci sta qualcosa di concreto, ossia ci sta la possibilità di reinserimento delle persone detenute. Il reinserimento comincia attraverso la comunicazione, sempre, che è l'esempio che vi ho fatto prima, no? Qual è la differenza tra questa birra er fine pena e un'altra? È che qui dentro c'è un valore, quindi permettere ai ragazzini e detenuti di costruire un modello di società diverso grazie alla comunicazione era fare qualcosa di concreto. Ecco, poi il resto un po' credo che lo abbiate intuito. Per caso Paolo Tornaboni, il mio grande amico musicista, dov'è? Eccolo, che tra l'altro ha girato tutto il mondo suonando la chitarra e ora si è dedicato invece a questo mondo di Re Bibbia, perché anche lui costruisce qualcosa di bello lì dentro. Mi ha chiamato perché avevano bisogno di una tastierista nel gruppo dei Doppia Mandata, e io così mi sono ritrovata di fronte a Piero, che mi ha dato quelle poesie che prima vi ho letto, e ho conosciuto così Gianni. Detto ciò, noi stiamo cercando di portare avanti l'iniziativa non solo diffondendo le poesie di Gianni, i racconti dei ragazzini, anche gli interventi di tutte le persone, tutti gli esperti, i volontari, le personalità che hanno contribuito a scrivere questo saggio, questo libro saggio, che è costituito in maniera molto particolare, insomma fuori ci sono le copie, quindi chi vorrà potrà averlo tra le mani. Abbiamo ultimamente pensato, con l'aiuto di un produttore, Pietro Innocenti, e qui è Angelo Abbate che sta qui tra di noi, ciao Angelo, di tirar fuori anche una sceneggiatura da tutto questo, dandole proprio il titolo Un germoglio tra le sbarre, perché quanta più gente possibile sappia quello che noi stiamo facendo. Quindi continueremo a girare in Italia facendo eventi con i magistrati, come è già accaduto, e incontrando le persone, raccogliendo tra le persone le adesioni di chi vuole aderire ad un nuovo progetto e continuare a portare avanti questo nuovo modo di pensare la cultura, il dialogo e l'educazione. Credo di aver preso abbastanza spazio e di aver detto quello che veramente sentivo importante di dire adesso, senza approfondire qual è stata poi la mia personale esperienza, perché credo che si possa leggere, insomma, abbiamo cercato con tanta forza di realizzare questo piccolo evento,
con l'aiuto, il sostegno di Marco Braghero, che è stato, sono stata una talent scout in questo caso, perché me lo sono andato a cercare, e poi di Grazia Barbiero, che io ringrazio con tutto il cuore, che è seduta lì, che veramente si è fatta carico di questa avventura, senza la quale noi non saremmo riusciti ad arrivare qui a condividere ora questo momento. Grazie.